Come ti chiami? Giancarlo. Nicolas. Maria Agnese. Luciano. Gabriele. Susanna e Regina. Giuseppe. Federica. Francesco. Isabel. Quanti anni hai? 7. 5. 7. 8 e mezzo. 6. 8. Ho 9 anni. 6. 3. Ti piace il Natale? Sì, è bello. Mi piace. Moltissimo. Sì. Tantissimo. Sì. Tantissimo. Tanto. 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 A me mi piace molto il Natale. E perché? Perché possiamo stare insieme in famiglia. Perché mi porti i regali, Babbo Natale. Perché a Natale stai in famiglia, poi ricevi i doni. Perché se stai in famiglia? Perché ci sono le luci e l'albero, i regali. Perché innanzitutto è un mese di pace e io amo la pace. Perché ci sono le decorazioni, l'albero di Natale. Mi piace perché è bello stare in famiglia con gli altri alcuni Natali, perché in questo periodo però non si può stare troppo insieme. Lo sai che quest'anno sarà un Natale diverso? Perché secondo te? Perché c'è il Covid. C'è questo coronavirus. E perché c'è il Covid? Perché è venuta una pandemia, il Covid-19. Il Covid. Perché non lo posso festeggiare con i miei amici, zii e nonni. Perché c'è il Covid. Perché c'è questo virus. Quanto ti manca la vita di prima? Mi manca di più svegliarmi la mattina e andare a farmi una passeggiata. Sì, anche andare a scuola. Mi manca tantissimo e non vedo l'ora che tornerà tutto alla normalità. Tantissimo. Innanzitutto potevamo uscire, magari ci divertivamo con i nostri amici e poi la scuola, giustamente, perché è un'altra cosa stare in presenza. Mi manca rivedere la mia famiglia. Tanto. Giocavo con i miei amici all'ora di merenda. Perché mi divertivo di più, potevo fare quello che volevo. Tantissimo non stare insieme ai miei amici. Se tu avessi dei poteri magici, che cosa faresti per annientare questo virus? Lo prendo e lo porto sulla luna. Potrei trovare magari una cura al Covid, io la troverei, così salverei, diciamo, il mondo dalla pandemia. Cercherei tutti i modi di sconfiggerlo comunque. Io mi rimpicciolerei e sconfiggerei il Covid, oppure troverei una cura. Farei una magia. Con una pozione che mi fa diventare una spada. Mi trasformerei in un supereroe. E per sconfiggere il Covid. Con le mani! Ammazzerò! Hai scritto la tua letterina a Babbo Natale? Ancora no, però ce l'ho. La scriverò dopo. No. Sì, l'ho imbucata ieri, no. Sì, sì. 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 Cosa hai chiesto? Vestiti. Un orologio di me contro te, poi la macchina, poi la sabbia magica. Vorrei ricevere dei soldi, così poi ci penso, perché non so ancora bene cosa prendere. Io ho chiesto un tablet e poi basta. Io chiedo di far stare bene le persone magari che
hanno il Covid o i senza tetto, di farti trovare una casa e di far star bene tutta la mia famiglia, compreso mia mamma. Per me ho chiesto il cerchio aereo. Il videogioco di Minecraft. Una tuta del Napoli. Ho chiesto di diventare una supereroina, perché voglio sconfiggere questo brutto Covid. Tre pacchi di Super Zinx e il Lego. Ciao. Saresti disposto a rinunciare ai tuoi regali se il virus sparisse? Sì. No. Sì, sarei disponibile a rinunciare ai miei regali. Sì. Sarei disponibile a rinunciare ai miei regali se svanisse il Covid. Sì. Ovviamente sì. Qual è il tuo messaggio di Natale? Cosa vorresti dire a quelle persone sole, alle persone anziane, ammalate? Che devono stare bene. Di tenere duro e non fermarsi, di combattere. State tutti bene per questo Natale. Che passerà tutto, la pandemia non è infinita, troveremo una cura, speriamo. Io vorrei dire di stare tranquilli e poi che se si sentono sole magari potete anche fare una videochiamata magari ai vostri familiari per stare così un po' in compagnia di più, visto che non si può uscire. Tantissimi baci. Ed ora vuoi fare i tuoi auguri di Natale? Buon Natale! Ciao a tutti, tanti baci e buon Natale. Un bacio e buon Natale a tutti, spero che lo passerete bene. Buon Natale. Mua. Auguri di buon Natale a tutti. Do un buon Natale a tutti i nonni e tutti gli altri. Mua. Auguri di buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti. Buon Natale.